More, qual bosco? Chi mangia le more? Gli uccelli, tanti uccelli diversi, ma c'è un altro animale che mangia le more che uno non ci crederebbe mai, invece ne mangia anche tante. La volpe. La volpe, bravissima. Ma va? Ci sono le volpi e le volpi mangiano molta frutta, ciliegie, more, rosa canina, e in questo periodo estivo in cui c'è poco di altro da mangiare, perché soprattutto le mamme quando hanno i piccoli non vanno troppo a caccia, perché per andare a caccia la volpe di solito va molto lontano dalla sua tana e invece rimane vicino alla tana e allora mangia molta frutta. E lo si riconosce dalla cacca, si vede nella cacca, si vedono i semini, si vede. Posso dire che la volpe mangia le more perché è furba? Si può dire. Mentre molti uomini e donne non le mangiano perché non sono abbastanza furbi. Allora, adesso voi siete entrati da qui, questa è la via Novara, qui siamo in Cascina, adesso noi cosa facciamo? Torniamo un po' indietro, andiamo lungo il laghetto, vediamo il laghetto, poi c'è questo grande prato che ha un nome, si chiamano i prati infiniti perché è così lungo che non vedi la fine, e in questi prati andiamo a cercare le more e vediamo, andando in giro, fate caso, se vedete qualche cacca di volpe, così vediamo cosa ha mangiato, se è vero che mangia le more o no. Ma che aspetto ha? Di solito è una cacca piccola, no, è come quella di un piccolo cane, di un. Però è rossa. Loro stanno abbastanza. Perché la si vede in giro? Perché loro lo fanno per marcare il loro territorio, per dire qui ci sono, io le mettono di solito proprio sui ponticelli, nei sentieri dove si uniscono, due sentieri proprio. In posti evidenti, addirittura, non so, in montagna, se c'è una pietra vicino al sentiero, di solito è sopra.